No, siamo della Z-Fiber di Arcene. Da 3 anni stiamo lottando per non far andare a fondo la nostra azienda. Siamo stati acquisiti 3 anni fa da una società tedesca che è arrivata dopo 6 mesi di presidio durante il quale eravamo riusciti a evitare che l'azienda venisse portata all'estero. Questi tedeschi sono arrivati facendo 1000 promesse di investimenti, di sviluppo dell'azienda. Non hanno fatto nulla di tutto questo, non soltanto, hanno distrutto tutto quello che c'era che funzionava e a distanza di 3 anni hanno dichiarato il fallimento. Pur avendo parecchio lavoro, perché noi continuiamo ad avere ancora clienti che ci chiamano, che ci scrivono chiedendo i nostri prodotti, perché sono prodotti che comunque riconosciuti sul mercato come prodotti di ottima qualità. Oltretutto si tratta di prodotti dove praticamente abbiamo una concorrenza limitatissima, quindi il mercato per questi prodotti ci sarebbe. Siamo qua per protestare, dentro adesso in questo momento ci sono i nostri rappresentanti RSU e il nostro rappresentante sindacale che stanno discutendo appunto con il curatore nella speranza di riuscire a convincerlo a fare questa continuità produttiva, lavorativa che si potrebbe fare. Speriamo in bene, noi ci stiamo facendo sentire, non siamo disposti a mollare perché siamo consapevoli che la nostra azienda potrebbe avere un futuro. A settembre dell'anno scorso ci hanno riuniti dicendo che l'azienda andava bene, che dovevamo avere speranze perché comunque avrebbero investito, c'erano nuovi progetti. Dopo 40 giorni neppure hanno dichiarato gli esuberi, allora lì veramente ci siamo sentiti presi in giro e lì abbiamo iniziato la protesta vera e propria, da lì non abbiamo mai smesso e non smetteremo fino all'ultimo, assolutamente, siamo 60 famiglie, non abbiamo lavoro e non abbiamo responsabilità in questa gestione, assolutamente, non siamo noi cattivi, ci hanno veramente additato più di una volta, ma non siamo noi cattivi. La gente che è passata dal presidio ha capito che noi siamo lì giorno e notte, donne e uomini, che sacrificano la loro vita, la loro famiglia per difendere il loro posto di lavoro. Non è un gioco questo, non siamo noi cattivi. Solo questo volevo dirti. 4 mesi fa abbiamo proposto all'azienda di mettere 2 persone chiave al comando, comunque a gestire l'azienda, 2 persone che suggerite da noi e già nel primo mese abbiamo dimostrato un aumento di fatturato. Per paura però di dover ammettere le loro colpe e le loro incapacità, visti i risultati, hanno deciso subito di ritoglierci dalle mani l'azienda. Abbiamo fatto l'incontro col curatore fallimentare sulla questione di Fiber, io la chiamo Fiber nonostante che gli hanno cambiato il nome. Il curatore fallimentare è orientato al 100% sul fare i licenziamenti, quindi domani aprirà le procedure di mobilità per 56 dipendenti tuttora in forza. Per noi ci sono le condizioni per la continuità lavorativa, non di tutti i dipendenti ma di parte di esse, quindi andare avanti e così ad accedere a un altro anno di cassa straordinaria, però su qua curatore fallimentare, è chiaro, non ci sta. Purtroppo, metto così, la riforma Fornero e la riforma Renzi ci ha tolto gli ammortizzatori sociali, perché così ci ha tolto un anno di cassa integrazione straordinaria e ci hanno tolto la mobilità, perché io so molto bene che quest'anno la mobilità 24, 18, 12 mesi, quindi è già nella fase di riduzione. Il problema vero è che il curatore insiste nel dire no, noi la vogliamo dare l'azienda pulita, cioè con non più dipendenti in forza, perché probabilmente qualcuno si farà avanti quando non ha l'obbligo e il vincolo di caricarsi dei dipendenti. Perché questo? Perché i tedeschi, quando hanno depositato il fallimento, che è un fallimento pilotato, hanno dato la colpa ai lavoratori dicendo che loro non sono andati in fallimento per colpa dei lavoratori, ed è un assurdo anche questo qui. È l'assurdo della legge italiana che uno va in fallimento, lascia i debiti e poi in qualche modo possa ritornare dietro l'azienda. Ovviamente noi, se tornano i tedeschi, non ci stiamo. Tedeschi o prestanomi, non ci stiamo. Noi in questi 2 mesi tenteremo di convincere il curatore fallimentare ad aprire la cassa integrazione straordinaria. Impresa difficile, ci siamo, andiamo avanti a presidiare alla Fiber di Arcene. Non molliamo, siamo lì ormai da un anno, perché tra qualche giorno sono 12 mesi esatti che siamo lì in presidio, e se dietro ci sono i tedeschi di sicuro non passano da Arcene. Qualche sindacato mette la firma tra una settimana, tra 10 giorni, da quel momento che c'è la firma parte la mobilità e quindi si interrompono il conteggio dei 60 giorni. Non c'è maggioranza, minoranza,
RSU, non RSU, basta che un sindacato confederale metta la firma. Io mi affido nel buon senso di anche degli altri sindacati che non arrivano a mettere una firma su una procedura e su una situazione delicata come quella di AZ Fiber.